Un trionfo che ha superato le più rosee aspettative. Il Requiem di Mozart, andato in scena sabato nella Cattedrale di San Martino, ha fatto registrare il tutto esaurito. Il modo migliore per aprire il mese missionario diocesano 2019, anche perché l'evento ha rappresentato un importante momento per raccogliere fondi da destinare ai progetti dell'ufficio missionario. Sul palco lo spettacolo non ha tradito le aspettative. L'Orchestra Filarmonica Toscana, diretta da Andrea Colombini, ha eseguito il Requiem di Mozart con i solisti Francesca Maionchi, Laura Brioli, Michael Alfonsi e Niccolò Casi, affiancati anche dal coro dell'Università di Pisa. La serata è stata patrocinata dal Puccini e la sua Lucca Festival e dall'Orchestra Filarmonica di Lucca. Oltre 2 minuti di applausi ed una standing ovation nel finale per chiamare il bis del Dies Irae.